La vulva vaginite da candida è un disturbo molto frequente nelle donne in età fertile. Il 50% delle donne ha avuto a che fare una volta nella vita con un episodio di candidosi vulvovaginale e di queste un 50% avrà o ha già avuto un secondo episodio. È una patologia molto insidiosa perché il prurito vulvovaginale che la contraddistingue spesso può essere anche sintomo di altre patologie ed è quindi molto importante che la paziente si sottoponga a un'accurata visita ginecologica perché solo lo specialista può fare una diagnosi in maniera corretta. I sintomi più comuni associati alla vulvovaginite da candida sono il prurito vulvare, vulvovaginale, il bruciore, l'arrossamento, l'irritazione dei genitali esterni ed interni e le perdite vaginali biancastre di aspetto grumoso, dette cheese-like, che spesso sono in odore. Le donne che sviluppano tali sintomi per la prima volta è bene che si sottopongano a un'accurata visita ginecologica. Questo perché la vulvovaginite da candida può essere erroneamente confusa con altri tipi di vaginite, tra cui la vaginosi batterica è una delle più frequenti, e secondariamente perché esistono differenti tipi di candidosi e conseguentemente sono necessarie differenti terapie. Errore molto frequente infatti prendere ad esempio storie di amiche e pazienti mutuando le terapie che sono state prescritte a quest'ultimo ed effettuare terapie che poi risultano non idonee e non si ottiene una completa guarigione. Dal punto di vista delle manifestazioni cliniche esistono principalmente due tipologie di candida che possono essere considerate come due malattie differenti, la candidosi non complicata e la candidosi complicata. Per candidosi non complicata si intende un episodio di vulvovaginite da candida con sintomatologia lieve o moderata, di cui molto frequentemente è responsabile la candida albicans, che solitamente non è associata a patologie autoimmuni. Per candidosi complicata si intende invece una candidosi dove la sintomatologia è molto importante, molto intensa. In queste pazienti è molto frequente che vi sia un'associazione con patologie che alterano il sistema immunitario, quali anche il diabete o pazienti che effettuano terapie per lunghi periodi. Tra le candidosi complicate non dobbiamo dimenticare anche le candidosi ricorrenti. Per candidosi ricorrenti si intende una candida vulvovaginale che si presenta almeno 3-4 volte nel corso di un anno. Non dobbiamo poi dimenticarci, infine, che dopo aver effettuato la corretta terapia antimicotica è molto importante ripristinare l'equilibrio del microbiota vaginale e di correggere eventuali stili di vita alterati che possono influire nella ricorrenza della patologia. Tra questi ricordiamo uno scorretto utilizzo di detergenti intimi con un pH non adeguato, l'utilizzo molto frequente di salva slip e l'utilizzo di indumenti stretti che non permettono la traspirazione.